Bentornati su Medusa Podcast. In questo punto di vista, vi siete mai chiesti quando è il momento di cambiare vita o cambiare tutto? Dunque, in questi giorni mi sono chiesto questo, mi sono fatto questa domanda e credo che comunque il mio mood potrebbe letteralmente cambiare. Nel senso, vi spiego. Avete presente quei momenti in cui cercate di fare qualcosa, però vedete che la state facendo nella maniera più marchingegnosa possibile? Quindi diventa una cosa quasi automatica. Capito? Diventano dei tasselli che comunque si devono comporre nello stesso modo tutti i giorni. Ecco, sto cercando di svoltare la mia vita, di cambiare la mia vita, di sperimentare qualcosa di nuovo, perché sapete che c'è? In realtà la vita non deve essere vissuta seguendo una linea. Ve l'ho detto qualche video fa, in realtà. Però il punto è evolversi ogni giorno, giorno dopo giorno, svegliarsi con quella forza motrice che abbiamo tutti quanti dentro. Perché? Questa cosa mi ricorda Matthew McConaughey, The Wolf of Wall Street. Il mondo può essere visto attraverso degli occhi diversi, attraverso un nuovo punto di vista, ma attraverso un punto di vista che può aiutarci ad osservare meglio, ma soprattutto a non fermarci. Poiché in realtà fare video, montare video e tutto questo non deve essere un percorso automatico che si deve portare avanti senza una fine, ad esempio per quanto riguarda quello che faccio io, ma voglio cercare di cambiare questo punto di vista, cercare di fare qualcosa di nuovo. Semplicemente vorrei iniziare proprio dalla scatola dei desideri. Vorrei iniziare a fare delle cose che mi piace veramente fare, per cui voglio lottare per arrivare verso quella cosa, ma soprattutto voglio essere molto più propositivo. Ho lasciato tante robe indietro per poter fare dei video, per potervi raccontare qualcosa, ma in realtà vorrei realmente farvi vivere qualcosa, non solo raccontarlo. Ed è per questo che voglio cambiare modus operandi. Non dico che cambierà completamente tutto, però vorrei iniziare a raccontare la vita di tutti i giorni per cercare di sperimentare e mantenere quella forza motrice attiva, perché la forza motrice di quello che creo è lo storytelling di base. Ma credo che comunque uscire da questa stanza, ad esempio, e raccontarvi un'esplorazione verso un nuovo paesaggio, verso un nuovo luogo, secondo me è molto più intensa, molto più rappresentativa come esperienza. Perché non vi sto solo parlando, vi sto facendo vivere la mia esperienza. Ed è questo quello che voglio fare emergere. Ho lasciato tante cose, vi dicevo poco fa. Ho lasciato indietro il disegno, la pittura, tante robe. E dunque vorrei raccontare tutto questo e tante altre cose, ma fuori da questa stanza, senza delle luci artificiali, ma seguendo semplicemente il focus dell'esplorazione e dello storytelling, quindi raccontarvi semplicemente la mia esperienza, poiché questo nuovo punto di vista potrebbe essere molto più interattivo tra me e voi e potrebbe aiutarmi a creare ed osservare delle cose nuove, mostrare una realtà possibile, un mondo possibile. Ed è questo quello che vorrei fare, letteralmente. Mi piacerebbe tantissimo farlo e voglio mostrarlo qui su Medusa Podcast. Alla fine, raccontarvi un mondo è qualcosa di interessante, è qualcosa che può essere da stimolo. Ecco, è proprio questo. Sto cercando di non perdere lo stimolo per creare dei video e per approfondire delle esperienze, fare delle esperienze, ma soprattutto portare alla luce delle nuove creazioni. Semplicemente voglio farvi vedere delle nuove idee, dei paesaggi, dei luoghi che possono veramente rappresentare una nuova realtà, un nuovo punto di vista che non è soltanto queste quattro pareti, quindi racchiuso qui dentro, ma è fuori, completamente fuori. Dunque, la mia idea è quella di muovere anche Medusa Podcast fuori da queste pareti, quindi anche viaggiare, osservare il mondo. Ed è per questo che in questi giorni inizierò a girare dei video in cui vi racconto delle storie mentre sono in giro da qualche parte e faccio qualcosa, ovviamente. Inizierò con uno storytelling che si fonderà sul fatto di farvi vedere dei paesaggi e la mia città, per esempio. E poi vediamo dove arriviamo. Non lo so, ovviamente le reaction, le live e così via continueranno ad andare avanti, però comunque cambiare punto di vista,
alla fine ha senso secondo me, perché è qualcosa che può essere destino. Perché poi in realtà, raga, la vita secondo me deve essere vissuta attraverso degli stimoli che cercano di annullare quell'idea di stanchezza, la stanchezza feroce che ci fa stancare veramente, ci fa stufare di qualcosa. E quindi cercherò di fare questo in pieno, assolutamente in pieno. Pertanto ci si vede al prossimo video, raga, alla prossima live, o comunque qualsiasi altra cosa metterò a creare, o comunque il Medusa Podcast creerà. Alla prossima, belli, mi raccomando.